Ne avevamo sottolineato tutti gli aspetti positivi nella vittoria di Benevento, dove avevamo messo in evidenza che la vittoria contro le streghe era avvenuta per le mosse da parte di Liverani, capace di cambiare il volto della squadra in corso di gara. Stavolta dobbiamo dire che la sconfitta invece è proprio sua, perché nel corso della gara gli stessi cambi che erano stati efficaci in passato non li ha voluti fare. Ha tentato qualcosa di nuovo, forse voleva per forza tenere in campo qualche giocatore per vedere se teneva per i 90 minuti, e si è trovato di fronte a una squadra che ha perso i suoi equilibri. Perché il Cagliari, che non ha vinto, anzi che ha perso col Bari, non avrebbe vinto forse anche se il Bari il gol non l'avesse fatto, perché è venuto meno quel gioco che permetteva di arrivare in zona gol. Ed è venuto meno perché tu Makumbu non lo puoi chiudere a fare il mediano, non puoi lasciare il giocatore per tutta la partita in un ruolo in cui non esprime il suo talento, la sua incisività, la sua forza prorompente, soprattutto quando gli altri chiudono la difesa. Non si può permettere di tenere Viola in campo quando il ritmo sale e quando il giocatore sente la fatica. È vero, ha un sinistro delicato che può in qualsiasi momento darti ragione della sua presenza in campo, le punizioni, i calci d'angolo e tanta roba ancora, però nel momento in cui devi sviluppare il gioco, lo devi fare con grande ritmo, non è certo il giocatore ideale. Insomma, due o tre mosse che hanno fatto perdere quella possibilità di avere un motore che potesse scardinare il Bari. L'inserimento di Deiola, anche l'inserimento di Deiola è avvenuto in modo strano, perché non è andato a prendere la posizione davanti alla difesa per liberare Makumbu, ma prima si è voluto tentare ancora di far giocare anche Deiola da interno destro. Insomma, il Cagliari non deve inventare niente, il mazzo di carte a disposizione di Liverani è un mazzo di carte talmente ricco che deve capire quando deve utilizzare i diversi giocatori. Ce ne sono alcuni che stanno finendo sotto naftalina in panchina, che non vedono il campo, si sta insistendo sui soliti 15-16, anche questo è un limite, perché nel momento in cui tu tieni viva la squadra, tieni viva l'intera rosa, puoi anche pescare il jolly, quello che ti serve nel momento in cui le cose non vanno bene. Chiaramente partendo però dalle cose conosciute, e le cose conosciute sono certamente uno sviluppo di squadra che possa avere la tenuta difensiva e il motore nel centrocampo, fluido, senza intoppi, senza slegare nessuno, senza sacrificare qualche calciatore per coprirne un altro. Ecco, il Cagliari di oggi ha preso una lezione, è una lezione di umiltà. Deve essere umile, deve affrontare la partita come viene, deve ricordarsi di essere in Serie B e deve soprattutto pensare che non può avere necessariamente la capacità di vincere le gare indipendentemente da come vengono messi i giocatori in campo. Il calcio è un gioco di equilibri e se vengono a mancare quelli, la partita la perdi. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.